È andato a gonfie vele il Summer Camp organizzato dall'MGM 2000, rivolto al suo invidiabile settore giovanile. Per i ragazzi la possibilità di tornare a calcare i campi da gioco e di rivedere i propri compagni. Divertimento, socialità e aggregazione attraverso il loro sport preferito, il calcio. Ingredienti che hanno reso speciale il camp a tinte nero-verdi, tenutosi la scorsa settimana. Evento che segna la ripartenza ufficiale per l'intero vivaio morbegnese. Siamo contenti dei numeri su questo Summer Camp, che ormai è giunto alla quarta edizione. Abbiamo 30 ragazzi iscritti, una grande soddisfazione, una grande ripartenza su tutto il settore giovanile. E il camp è strutturato in questo modo: iniziamo la mattina alle 9 con dell'attività fisica, quindi un po' di allenamenti, un po' di ginnastica, un po' di stretching per far scaldare i ragazzi. Come avete visto, poi facciamo un po' di percorsi con la palla e senza palla, e poi dopo una piccola pausa perché i ragazzi li facciamo stancare abbastanza, a quanto ci dicono anche i genitori, e pausa pranzo, andiamo a mangiare presso un albergo di Morbegno, ritorniamo il pomeriggio e facciamo un po' di attività ancora, dei giochi, e poi non può mancare la partitella, perché la partitella i ragazzi aspettano solo quello. Grande la voglia manifestata dalle giovani leve di tornare a praticare la loro passione. Li ho trovati preparati, pronti, nonostante il problema del Covid. Dopo 2 mesi o 3 di inattività li ho trovati carichi e comunque contenti di tornare a fare attività tutti assieme. Quali esercizi farete in questo camp? Faremo gli esercizi base, ricominceremo con un po' di passaggi, con il contenimento della palla, e cercheremo di allenare anche i portieri, visto che abbiamo anche a disposizione un portiere che si sta allenando con la prima squadra e sicuramente ci darà una grossa mano per i bambini più piccolini. Seguito alla lettera il protocollo della federazione, rilevazione della temperatura all'entrata e all'uscita, igienizzazione delle mani, uso della mascherina per gli allenatori, per i ragazzi obbligatorio l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale a conclusione dell'attività sportiva. Per qualche giovane in questo camp c'è stata anche la prima esperienza da allenatore. Per te è la prima esperienza da allenatore? Sì, perché io sarei dell'under 15, sono anche un giocatore, però con i bambini mi diverto anch'io a farli allenare. L'anno scorso ho partecipato al summer camp, però ho giocato e quest'anno sto dando una mano. No, invece per me è la prima volta da animatrice. L'anno scorso non sono venuta a giocare perché non me la sentivo, però quest'anno ho detto sì, dai, proviamo questa esperienza. Nome? Matteo Carna. Io mi chiamo Marco Carna. Siete contenti di essere tornati a giocare? Sì. Sì.